Buongiorno a tutti. Allora, questa Summer Edition parte giovedì 3 settembre con una band locale, bitontina, pugliese, una tra le più rinomate tribute band di Pino Daniele, giusto perché quest'anno partiamo con una commemorazione del grande artista Pino Daniele e di B.B. King, quindi partiamo con la band Pinuccio. Dopodiché passiamo con un'altra band pugliese, il grande Martino Palmisano e la sua complanare Blues Band, per finire sempre giovedì 3 settembre con la Tito Blues Band che arriva dalla Toscana. Poi abbiamo venerdì 4 settembre direttamente dalla Svezia la Rubard Blues Band e il grande artista abruzzese Luca Giordano. Si continua sabato alla grande con la Andy Yates Blues Band dal Veneto e l'artista di punta di quest'anno, nonché padrino del Bitonto Blues Festival, il mitico Rudy Rotta e la sua band. Chiudiamo domenica 6 settembre con la Johnny Blue Band, un'altra band pugliese tarantina, e l'argentino Gabriel Delta. Quindi questa è la Summer Edition del Bitonto Blues Festival che si terrà in questa settimana in Piazza Cattedrale a Bitonto, location stupenda che già dalla prima edizione è stata scelta per il Bitonto Blues Festival. Bitonto Blues Festival, terza edizione, l'edizione di settembre, contribuisce sicuramente alla valorizzazione e alla promozione della cultura, quella musicale in particolare, ma anche e soprattutto alla promozione turistica della città, essendo un festival di qualità che richiama pubblico da altre città, anche da altre regioni. La location scelta, tra l'altro, è il fiore all'occhiello del nostro centro antico, Piazza Cattedrale. Quest'anno il palco avrà una posizione diversa e quindi gli artisti potranno ammirare la facciata splendida della nostra cattedrale romanica. Tutto contribuisce ovviamente a promuovere la cultura e attraverso la cultura e il turismo l'attrattività del nostro territorio, della nostra città, visto che questo festival è inserito in un progetto più ampio che si chiama Bitonto Città dei Festival e che conta al momento 15 kermesse culturali, musicali, letterali, poetiche che si sviluppano da gennaio a dicembre con l'obiettivo di rendere la città appetibile dal punto di vista culturale e ovviamente come ricaduta dal punto di vista turistico ed economico.